Voi rappresentate il futuro della nostra nazione, così l'ex ministra Luciana Lamorgese agli studenti delle classi quinte del liceo De Capraris nell'incontro tenutosi stamane presso la sede centrale dell'istituto ad Atripalda. È importante parlare di quelli che sono i problemi che oggi noi vediamo e che vanno avanti, problemi non nati ora ma che vengono da anni, e ovviamente al sud questi problemi sono ancora più sentiti, perché quando parliamo di disparità, di opportunità, di mancanza di uguaglianza, di possibilità, ecco, bisogna dire ai giovani che il loro futuro è nelle loro mani. L'incontro rientra nell'ambito del programma di educazione per le scienze economiche e sociali PESES, promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e diretto dall'economista Carlo Cottarelli, che, come ha sottolineato il dirigente scolastico Antonio Spagnolo, è un'occasione importante per offrire agli studenti l'opportunità di confrontarsi con protagonisti ed esperti della recente scena politica, economica e culturale italiana su tematiche importanti. Un evento dunque di alto valore formativo per gli alunni del liceo atripaldese sul tema le disparità di reddito, di opportunità territoriali, di genere. Per Lamorgese incontrare e confrontarsi con i giovani, con gli studenti è importantissimo, in quanto il futuro del nostro paese sono loro. Dobbiamo ragionare in termini di solidarietà tra nord e sud, perché altrimenti noi rischiamo anche di creare delle sperequazioni tra regioni. Quindi io credo che il Parlamento su questo dovrà lavorare proprio per evitare queste sperequazioni, ma lavorando anche nell'ottica della solidarietà, perché l'Italia è una, la nazione è una, e quindi bisogna fare in modo che non ci sia una differenza. Bisogna aiutare chi è più povero, e d'altra parte bisogna aiutare come? Anche operando su alcuni settori, che vediamo la sanità, bisogna fare in modo che anche le aziende che vengono da fuori abbiano interesse a localizzarsi nel sud, ma per avere una localizzazione di imprese al sud occorre che ci sia anche una pubblica amministrazione che funzioni bene, che non abbia quei rallentamenti nell'azione quotidiana.